Grazie mille anche per questo. Adesso con Alessandro Gatta un altro nostro bellissimo incontro. Vuole salutare la vita in diretta. Lei è Loredana Bertè. Con le pezze al culo. Eccoci Loredana a casa tua dopo un anno e mezzo. Ciao e tutti quanti i presenti in studio. Il mio fidanzato, ma lui non lo sa ancora, Cucuzza, ciao e un bacio, un abbraccio forte 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 a tutta la redazione. Toaf. L'arrivo è previsto di un povero Cristo, non ci salverà. Un saluto finale alla vita in diretta da parte di Loredana Bertè dalla sua nuova casa milanese ancora in fase di allestimento. È proprio un regno, un piccolo regno, perché Loredana si esprime attraverso l'arte un po' ovunque. Sì. Poi ci illustrerai piano piano a tutti, ogni angolo, perché ogni angolo. No, vorrei che dopo tornaste stato. Quando ci sono i vari pannelli. Amica notte. La rockstar fa un bilancio di quest'anno che l'ha vista protagonista assoluta della musica italiana e della cronaca. Adesso è venuta fuori un'altra novità, che esce un singolo. Questo non era nemmeno all'orizzonte, che il singolo sia carino. Io non ho nulla da dire, anche perché mi piace Spagna, mi sono anche affezionata. Adesso ti ha deluso anche Spagna. No, Spagna non c'entra nulla. Comunque innocenti. Darsi anche che adesso la cosa si risolve o no? Come si risolve? Intanto esce questa cosa che non è che mi faccia molto bene, questo 45 giri che, dove io addirittura non sono manco interpellata per la copertina, che io, lo sapete, per me le copertine sono sacre. Per respirare. Adesso stiamo entrando in un angolo che noi l'anno scorso abbiamo già visto, ma non abbiamo visto definitivo. Un angolo importante, un angolo. È un angolo dove io e Loredana. Eccoci. Sbandati di cuore, malati di sogni diversi. Loredana, però io qui in questo angolo importante, in questo angolo così, che come lo possiamo definire? Anche dell'intimità, ti voglio chiedere una cosa. Tu hai festeggiato 19 anni di matrimonio. Esatto. Spieghiamolo. Ebbene sì, Loredana Bertè è ancora sposata a Borg, quello che per molti è stato considerato il matrimonio del secolo, forse continuerà a fare scalpore. Cosa gli faresti te a uno che non ti dice nulla per 19 anni? E io ho saputo andando in comune chiedendo il mio stato perché mi serviva per la casa, sai, cambiare. Tu risulti, diciamolo, sposata, sposatissima, nemmeno separata. Oltre alla mamma Borg, ci so solo io, l'altra signora Borg. Non mi manchi più per niente. Non fare nulla, non fare nulla, perché sennò io devi dare 12 miliardi, come aveva stanziato il Tribunale di Milano nel 93. Pensa a te, solo dei interessi. Tu hai provato, ti è venuto in mente, oso una domanda, di chiamare proprio Borg? Ma a me che mi frega di chiamare Borg? Scusami, eh? A me mi interessa che tutto sia regolare. Caro signor Rimini, te venga a trovare. Te venga a trovare. Ne va della vita! A Borg mi piacerebbe fare l'isola dei famosi. E fare, sai che mi è venuto in mente? Mentre quelli si screpano di fame e stanno lì a cercare di prendere i pesciolini del cavolo, io arrivo con un bello yacht, con 10 marinai, 4 guardie del corpo della Madonna, e camerieri guanti bianchi, all'ora del tè, 5, le 6, oh, bella abbronzata, mi metto un pareo, occhiali, bel cappello, uno dei miei, e dico, è ora di andare a prendere a calci Borg. Vediamo in quale scoglio se nasconde. L'amore che ha perduto ormai. La tigre della canzone italiana è comunque in attesa di cambiare casa. Non c'è nessuno, è perché? Da una settimana che qua non viene nessuno. Di trovare nuovi contatti professionali. Regalo i pezzi a tutte le ragazze sconosciute che vogliono fare il primo disco. Le ragazze sconosciute, preparatevi perché Loredana
vi regalerà le sue canzoni, che sono bellissime. Pezzi pazzeschi, uno più forte dell'altro, però a che serve? Se come poi che dopo... serve? A un pubblico che ti ama, a un pubblico che ti appoggia e che ti segue anche sempre. Sì, però vorrei non dargli un'altra delusione, perché io sono seria e questa leggenda metropolitana che faccio capricci, arrivo tardi, mi sembra che non regga più. Però non ci senti, è la verità. Nel frattempo Loredana riesce a convivere con la sua solitudine attraverso la musica, che fino ad oggi non l'ha mai abbandonata. Grazie comunque, io spero che voi siete contenti, vi seguo sempre e siete sempre nel mio cuore. Purtroppo però non capisco perché le trasmissioni finiscono. Ecco, come gli amori, Loredana, vanno e vengono. L'amore invade e finisce. Solo, solo, solo. Però il mio per te, Cucuzza, non finirà. E tu dico a te. Questo è bellissimo, Loredana. Grazie, straordinari documento. È troppo simpatico. Troppo, veramente grazie, meraviglioso personaggio, voce fantastica. Anche tu ami molto la musica, tu suoni? Mi piace cantare, sì, canti. Però per divertimento, chiaramente un hobby. Ma sei anche chitarrista, mi pare. No, 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 solo cantare, suonare purtroppo. C'hai un gruppo, una band? Sì, una band. Amiche? Adesso in questo momento no.